Si vedono delle persone che si vedeva prima dove erano agiate, adesso hanno qualche difficoltà. Devono dare da mangiare alla famiglia, quindi non si può fare differentemente. Insomma, a un certo punto si è tutti dentro la stessa identica barca e arrivare a fine mese bisogna arrivarci. Sono i nuovi poveri. Anche una città come Bassano sta registrando un aumento di persone che, causa Covid, si sono trovate in difficoltà economica, persone che non sono più in grado di acquistare neanche il pane da mettere sul tavolo. Una situazione molto grave e pesante, confermata nei giorni scorsi dai frati di Margnan, che si sta avvertendo anche al mercato ortofrutticolo. C'è un aumento, abbiamo sentito, da parte di persone che vanno a mangiare nelle mense pubbliche, mi sembra, qui a Bassano, perché vengono qua a caricare la merce, quella un po' andata avanti, che la diamo, la consegniamo tutti quanti qui al mercato, e ci hanno detto che c'è un aumento anche del 50%. Richieste aumentate del 50%, un dato allarmante confermato dagli stessi imprenditori agricoli che vendono al mercato. Un paio di volte alla settimana, martedì e giovedì, ci sono delle persone che vengono a raccogliere quello che noi volentieri facciamo beneficenza. In questo momento qua capiamo benissimo che se si può aiutare le persone, volentieri. Situazioni di palese povertà, situazioni di persone che vengono a chiedervi o che vedete che bazzicano in zona? No, qui vengono, chiedono un po' di sconto, però abbiamo dei prezzi molto molto convenienti e diciamo che riescono a acquistare delle cose buone da mangiare anche con pochi soldi. Sono sempre più gli acquirenti che puntano al minor costo. Una diminuzione sia per quanto riguarda le quantità sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, andando sempre a vedere di spendere meno. Non importa più la varietà, questa cosa è aumentata molto anche perché vedi le persone e vedi dagli occhi che stanno avendo la sofferenza, che stanno avendo questo tipo di periodo non bello. Non bello, e cerchi, come dicevo prima, di fare meglio che si può, insomma.